E intanto tarda ad arrivare la nuova convenzione che concede alla Fidas l'utilizzo di alcune stanze dell'ospedale di Agnone per la donazione del sangue. L'appello del presidente onorario dell'associazione Nicolino Capparozza, ascoltiamolo. Manca ufficialmente il documento che certifichi all'associazione Fidas di Agnone l'utilizzo incomodato d'uso di alcuni locali dell'ospedale San Francesco Caracciolo per la donazione di sangue. Le lungaggini burocratiche non aiutano i 473 donatori di tutto l'Altissimo Molise. A quasi un anno dalla scadenza della precedente convenzione, la situazione non è stata ancora risolta dall'azienda sanitaria regionale. Il responsabile sanitario dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, dopo lunghe interpellanze, dopo lunghe scocciature, proprio diciamo così, rotture anche, ha deciso di darci le chiavi di due stanze e che abbiamo trasferito tutte le attrezzature necessarie per poter ripristinare il centro di raccolta, però il documento che atteste che le stanze sono assegnate alla Fidas non c'è, perché lui si è messo malato, e praticamente questo documento lo potrebbe rilasciare la dottoressa Sferri o il dottor Sassi. Sono state messe a conoscenza della problematica, però purtroppo fino ad oggi il problema non è risolto. Visto la situazione attuale, sia a livello regionale che a livello nazionale, con una carenza tale di sangue, una carenza tale di sangue, per me è soltanto vergognoso e umiliante essere a disposizione per la collettività, e la burocrazia purtroppo è una cosa che non si può sopportare più. Ci vuole l'attestato delle stanze per poter fare contratto comodato d'uso gratuito, e dopo di quello, se questa documentazione verrà legata alla convenzione, e la convenzione, come ci è stato detto il 18 a Campobasso, che la convenzione è già pronta, si deve portare soltanto in stampa, ci vogliono dei documenti aggiuntivi che da parte del regionale sono stati consegnati. Da parte nostra manca questa benedetta carta comodato d'uso gratuito delle stampe. I volontari dell'associazione Fidas di Agnone e tutti i donatori di sangue attendono impazienti che la situazione venga sbloccata al più presto dagli organi competenti.